siamo soli di pregare per i nostri cari difunti, come per Giuseppe diciamo, l'eterno riposo, donagli al Signore e spenda a lui la luce del bene, riposo in pace. Conosciuto Peppe tantissimi anni fa, in un contesto professionale, io ero dipendente della Regione Marche, genio civile, e lo conobbi, io avevo 20 anni. Quest'uomo mi aveva colpito per la sua determinazione, le sue convinzioni, le sue battaglie che poi sono state il testimone vero della sua vita, per l'amore che aveva per Urbino, per la città, per i suoi uomini più importanti e rappresentativi. Dobbiamo sicuramente a lui il nome dell'aeroporto regionale, Raffaello Sanzio, per le sue battaglie. Dobbiamo a lui l'immagine del divin pittore Raffaello nella carta, quando allora c'era la lira, delle 500.000 lire. Ma queste sono poche cose rispetto a quello che in realtà Peppe ha fatto per questa città, perché ha testimoniato amore non soltanto per il territorio di Urbino, ma per la visione che Urbino doveva testimoniare nel contesto della provincia. Un uomo di grande valore, un uomo di grande attenzione, di una cultura viva, attenta a quello che era il sentire della gente. Per noi è stato molto di più, perché è stato uno dei fondatori del Rotary di Urbino. Una memoria importante, sempre presente, sempre attivo, sempre determinato, che misurava il suo impegno con una continuità che ha voluto lasciare come testimone anche attraverso le persone a lui più care. Raffaella, che è nostro socio e che è fortemente presente nella vita del nostro club. Questa testimonianza è una parte di Urbino che se ne va, ma è una parte che resta nella memoria di tutti, perché Peppe era Peppe, non potevi sicuramente confonderlo con qualcun altro quando ad Urbino facevi il suo nome. E questa credo che sia la memoria più bella per tutti, restare nel cuore della gente e volare in alto come volano gli aquiloni di Urbino, e credo che lui sia lì in mezzo ai colori, viaggiando verso il cielo eterno.